tutta la parte tecnica, senza di lui non sarei riuscito a fare tutto questo. E piano piano stanno entrando i vari disegnatori che potranno parlare anche loro, potremo discutere insieme. Allora, non so adesso chi è già entrato, aggiornami, David. Ah, sono già praticamente tutti entrati, quindi ci siamo. Siamo E stretti? abbiamo. No. Siamo emozionati oltre che stretti, almeno io tanto. Vai tranquilla, Marcella. Io odio. Accidenti a te. E niente, ragazzi, Non saprà mai chi l'ha detto. Si riconosce. Zitto! La tua voce Zitto tu! incredibile. Sono Mattia Magnetti! Sì, eh? È il brano di Dario. Fantastico. Ragazzi, iniziate pure se volete, Cominciamo, ok. fate sì, e soprattutto impostate come più vi è comodo, insomma, i pennelli, le impostazioni in generale. Altra cosa che vi ricordo, che potete tranquillamente zoomare per chi già non lo sapesse, cioè perché Moreno anche altri mi hanno chiesto, ma se zoomo e sposto la tavola. Gli altri vedono quello che sto zoomando io? No, quindi non vi preoccupate perché quello che zoomate voi lo vedete solo ed esclusivamente voi, quindi zoomate e fate quello che volete senza grosse problematiche, va bene? Ok, posso copiare, vale. Troppo silenzio però, cioè, pensavo che si sovrapponessero le voci, invece tutto il contrario. Bell'atmosfera. Bell'atmosfera. Siamo tutti timidi ormai. Ci credo, anch'io sono timida, per quello mi dovete aiutare, la mia prima live, siamo in 12, cavolo. Allora Metti posso. il valzer, metti. Sì, no, David in realtà voleva mettere della musica, però non so. Occhio che non copierai, mi musica. raccomando, che vi bannano. Su Twitch ti bannano. No, Ah, su su Twitch Twitch non vale bannano sta cosa? niente. No, su Twitch no, puoi mettere quello che ti pare, mettendo tutto. Più che altro su David, io sto notando sulla live che non si vede quello che stiamo disegnando. C'è un ritardo di 3 secondi, ricordatelo. No, no, proprio non si Aspetta un attimo, ti controllo anch'io. No, Moreno ha scelto il mio stesso soggetto. Ah, vabbè, non è un problema. No, certo che no. Per lui. Esatto. No, si vede, Giuschia, io lo vedo. Allora è il mio firmare, scusate, non volevo disturbare. Come disse Ravanelli, è fonfo. Assolutamente Assolutamente sì. Salutiamo Ravanelli che ci sta ascoltando, sicuramente. Vediamo il Perugia un po' Mi fonfo. sento molto Gerry Scotti, non come quei presentatori che ogni 2 secondi salutiamo il nostro caro amico che ci sta sicuramente guardando da casa, sicuramente. Oh, ragazzi, io ve lo dico, se dico qualcosa di scomodo, dissocio, dissocio, mi piace sempre dissocio su Twitch. Discordi, Oh, sì. discordi. Dissocio da te che ti dissoci. Ti discordi. Ti Mi discordi è discordi. fantastico. Non ti Discordi. disto. Che bello, la gente potrà sentire questa marea di cazzate dopo. Eh sì. Cioè, tu capisci questa cosa? Cosa bella. Dai, è la cosa più bella in assoluto, secondo Dai, me. facciamo pubblicità. Non è Cominciamo che. su da Mattia Magnetti, che ha da Sì, poco sì. aperto la sua fumetteria. Se vuole Oh, parlare. vero? Ah, ma così fa Assolutamente qualcosa. Prego, Mattia, non c'è di che, sì. Vai. ma così, ma guarda, io ti darei un bacio, ti mimonerei. Grande. Io ti direi che ti vedo più come un amico, però va bene. Vabbè, una limonata amichevole, diciamo. La comfort zone. Vale. Però Mattia ci ha sempre sfigato comunque, cioè quell'altro no, e Peppo uguale che vorrebbe nada, cioè tu ci avresti successo comunque come. Scusate, non so voi, ma a me, adesso che siamo in tanti, mi si ritarda la penna.
Sì, un po' sì. Un pochino anche a me, sì. A me no, però... Tu, allora, tu sei l'amministratrice, c'ha le ponze. Ah, tu dici che è per quello? Tu sei amica dei poteri forti. No, forse... Ragazzi, lasciate stare Marcella, per favore. Ho sentito un respiro sul microfono. Cioè, tu non sai in che guaio ti stai cacciando, Peppo. Tu non lo sai. Io lo e non so. Lo vuoi neanche sapere. Perché quando ci rivediamo, e spera che, non lo so, questa specie di lockdown duri a lungo, io ti picchio. Ma secondo te perché questo lockdown sta durando così tanto? Ah, per quindi questo? Io ho le ponze con Conte. Io e lui abbiamo un Conte in sospeso. No, a parte non avevo capito quanto mi mancassi finché ne hai detto sta cosa, te lo giuro. Cioè, credo che va bene. Cosa stupenda. Voi che cosa quando la... cose a caso. Vabbè, la Cili sta copiando Moreno. Maledette. No, ma meno maledetti. Maledetti. Io niente. Solo che io cambio. Io faccio come ho fatto da Sisi. Ti siedi? A me va veramente. Vi va tanto lento, ragazzi? No, a me non tanto, tanto. Vado piano piano piano, vado allora, piano piano. Dimmi tutto. Ciao. Senti, sono qua nel mezzo del nulla, nel senso che adesso ho la tavoletta collegata. Sto provando a entrare in Magma, però non riesco a vedere il messaggio dove mi arrivi il link. Me lo puoi rimandare anche qua su Discord, non so, in qualche modo. Certo, aspetta. Ti lo rinvio subito. O almeno ci provo. Mamma mia, raga, quanta difficoltà c'ho, ve lo giuro. Non è... è da un pezzo che disegno con la tavoletta grafica. Ma è così diverso rispetto all'iPad? Per me è da morire. Io penso che la prima sera che faccio un disegno tutto su tavoletta, quindi... Accidenti, non c'ho... David, no, tu sei impegnato perché non riesco a... Ah, ok, non riesco a rinviargli il link, Claudio. Ragazzi, è ritardatissima la penna. È che devi andare molto lentamente, con molta pazienza. Ho capito, ma... ma questo, Moreno, secondo me è destino, perché tu vai sempre tanto veloce. Fatti, ma che da fa, Moreno, dici, su, le dai no. Perché c'è ho altri 5 collegamenti fra... Sì, boom, 58. Bravo. È famoso. Praticamente tu sei Conte che te vuole sì, parlare privatamente. Scusate, ma a me proprio me va per i cavoli suoi. Fammi vedere, Moreno, dove sei? No, adesso no, ma è impossibile proprio. Adesso va bene, ma ogni tanto... Non ti preoccupare. Quattro ragazzi, abbiamo indicativamente 2 ore, quindi sì, cioè nel senso sì, ma capito il problema che con questo ritardo rischi di fare gli arrosti, cioè disegni male, cioè che non rispondo, lo sanno tutti che sei bravo Moreno, tranquillo, no, ma non è per quello, non è per quello che mi manda in bestia, saltano le coronarie. No, fino a stamattina qua si saranno saltate. Ti vogliamo vivo e vegeto, Ma non vi preoccupate, che l'erba cattiva non muore mai. No, comunque guarda Moreno, tu stai usando Discord e in contemporanea Magma Studio sullo stesso dispositivo? No. Allora. Cioè, praticamente l'audio è sull'iPhone. E qui invece okay. sto sulla Cintiq col Mac Mini. Per cui. E allora magari la connessione? No, c'ho la fibra 150 mega e non è il problema. Secondo me si rallenta quando. Ammazza!
Io sto pensando, c'ho un computer di merda e sto sulla cosa, sulla rete dei vicini, perché la mia... Io pure c'ho la rete di nessuno, dico sì. Grande, ci ne saranno contenti i vicini che si trovano su Twitch e sentono sta cosa. Vabbè, ma sono scozzesi, non lo sentono, non capiscono l'italiano, Peppe. Come? Sono scozzesi, non lo capiscono l'italiano. Ah, beh, allora... Mi dissocio dai scozzesi. Mi dissocio dai scozzesi. Esatto. Maledetti scozzesi. Non la Scozia. Oh, non parlate male di scozzesi, che mi danno lavoro a me. Ecco, appunto, allora se no, ragazzi... Moreno si dissocia. Io mi dissocio. Moreno, te l'ho detto, su Twitch, di che ti dissoci? Mi dissocio. Io vedo che funziona così. Ragazzi, io sta penna mi sta a far prendere il brutto male. Io pensavo che avessi iniziato a chiamare David perché è andato di là a cercare di risolvere problemi. Io veramente, ragazzi, se non ci fosse David sarei persa, io ve lo dico. Cioè... Stai sviluppando una sorta di dipendenza da David. Penso proprio di sì, la cosa mi preoccupa, perché io di solito ci tengo. È drame, è incredibile. Allora... Cos'è questo rumore? Infatti era... Chi si sta facendo la doccia? Che è successo? Perché ste righe? Sono stata io. Sono stata io. Sono venute delle righe così a casa. Ma non ti preoccupare. Usciranno... Tanto. Ragazzi, comunque, check generale per capire, a parte Moreno che ha la penna lenta ma fa comunque capolavori nonostante tutto, quindi no, Moreno sì. Ti prego, stai zitto perché, cioè... Non parlo. Poi, esatto. Poi, va bene, allora, Nicola tutto ok? Fatti sentire. Sì, più o meno sì, c'ho una tavoletta vecchia ma va bene, dai. Dai, che... Ce la caviamo. Ce la caviamo, ok. Check anche per Silvia. Tutto a posto, Silvia? Sì, tutto ok. Che era quel polmone? La vita. Okay. Esatto. Per il tempo mi capisce. Vabbè. Ok, vabbè, comunque, a parte il polmone di fuori, ok, Moreno, bene, ritardi con la penna, cercheremo di risolverli, non so come. Secondo me è un problema, cioè devono, va bene che questo secondo me possono collegarsi fino a 30 persone, ma secondo me se eravamo 30 questa la penna non si muoveva, questo è un problema, non è connessione né... Loro, vabbè, allora ricordiamoci, lo ricordo anche a chi ci sta ascoltando, che questa, cioè che Magma Studio è in fase di prova, cioè nel senso... Non è che stanno facendo, non è una cioè non è un programma ben definito ancora. Quindi stiamo testando un programma che stanno testando anche loro. Quindi diciamo che non è ovviamente, cioè i suoi problemi ce li ha. Comunque già il fatto di stare, anche fossero solo 6 persone in contemporanea su una stessa tela, non lo so, a me è una cosa che piace da morire, poi magari sarò io che sono fissata. E logicamente ci possono essere le problematiche. Scusate, voi la vedete la mia penna che è lenta? Io, Moreno, sto solo a guardarmi di segno adesso. Sul Guarda, io sto vedendo che... Non sto neanche vedendo come vengono gli altri. Quindi. Sì, comunque effettivamente la penna di Moreno sembra lenta. Però fa scatti, non ho capito perché. Però il resto no, cioè... Moreno, tutte le sfighe a te, ma che è? Ma io non lo so, boh. Ti vogliono poi parlare male degli scozzesi. Io devo andare, come dicevo, in cima a una montagna su una baita in mezzo ai lupi. Senza internet, senza niente. Infatti. No, ragazzi, io non è possibile fare così. Vado a fare il nero, mi fa un casino. Moreno, vedi tu, nel senso, se non te la senti, che non... No, non è che non proprio... me la sento, se non te la senti, mi spiego, che no, vedi proprio che ti blocca questa cosa, non ti dà gusto e ti snerva, cioè blocca... No, non, non è quello, che non capisco perché fa così, all'inizio non era così, Non so che dirti, sinceramente, perché... In alto a destra c'è le varie opzioni, stabilizer l'hai acceso o è spento? Dove sta?
sotto alla tavolozza dei colori e le varie impostazioni del pennello. E dunque, non lo vedo stabilizer. Sì, livello, livello 10, sì. Prova a spengere quello. Qual è quella freccina sotto? A fianco. A fianco, sulla sinistra. Neanche me la... Aspetta un attimo. C'è la spunta. Puoi aspettare la risposta di nuovo? Che qui mi dice, poi mi si è aperta una finestra, dice puoi aspettare che risponda di nuovo o uscire dalla pagina. Una prova che potresti fare, Morana, è proprio uscire e ritornare, eh? Perché tanto comunque il disegno non è che rimane lì. Quindi se proprio diventa insostenibile la situation, mi viene a dire situation. Perché la spunta lì non mi sei, non mi sei posata. Allora, diciamo ragazzi che questo è appunto ancora in fase di prova, quindi secondo me tutte queste persone insieme in un stesso momento su un'unica tela non ancora non le regge, secondo me. Tutto qua. Niente, vabbè, io sono nuovo moderatore della live. Chi è il nuovo moderatore della live? Nuovo moderatore della live. Peggio per voi. I believe in Peppo. Yes. Meno qualcuno. Make Santa Maria degli Angeli great again. Perché lo è stato? Lo è stata? Mary of Angels. Che bello ritrovarsi dopo su YouTube le clip delle cazzate. Vediamo, adesso vediamo un attimo. Madonna, che belle! Sì, facciamole. Facciamo le cazzate, come se quello che stiamo facendo adesso è tutto ben studiato. Adesso super elaborato, ci abbiamo pensato settimane. Assolutamente. Niente, ragazzi, ho spuntato lo stabilizzatore, sono rientrato dalla pagina, ma mi fa sempre uguale. Peccato, accidenti, non so in che altro modo poterti aiutare, Moreno. No, mi tocca andare piano piano, con la pazienza. Piano piano, dai. Sì, però non da tanto anch'io ce l'ho sto questo problema, amore, quindi... No, ma siamo tutti dalla stessa barca, alla fine. Cioè, capito? Non lo so. Guarda, la prossima magari proviamo a fare meno persone, vedere se comunque chi partecipa c'ha sempre gli stessi problemi. Qua lo stiamo stressando, cioè nel senso ci sono veramente parecchie cose. C'è Vagnetti, cazzo. me levo. Dillo che me levo. Dillo, non lo so. Sputemi già chi ci sei, non il boh. Okay, adesso ogni tanto torna normale. Non capisco come va. Funzionato. Perché mi fa sentire che maledetto. Dove è? Tutto mi fa delle righe orizzontali così a tradimento. Me ne accorgo solo quando tolgo lo zoom. Tranquilla, ti vogliamo bene uguale, stai facendo una cosa bellissima. Già, io devo fare il mio check di controllo. Allora, Peppo, abbiamo detto che anche a te c'hai il pennello un po' lento. È un dolorino anche al menisco, però vabbè, quello. Susanna, detto anche Susaco. Arriva un po' un pochino in ritardo, per esempio mezzo secondo in ritardo. Se sto colorando il nero ci mette anche un pelino di più. Ok, quindi anche tu c'hai questo problema. Andri, tutto ok? Poi, okay. Non so quello che sto facendo, ma sì. Direi che ok. Ma tu c'hai ritardi, che c'è una connessione, scusa, si può dire merda su picchio? Non lo so, se può fare il ritardo della mia tavoletta o del... Quindi non riesco a fare le mie cose. Ho visto tutto blu, com'è? Raga, ognuno ha tolto il suo, ok? Raga, scusate, a quanto pare se fisi fill reset mette il film. Abbiamo perso la scelta tutta la pagina. Sì, non ricordo. Dicevo anch'io. E allora, continuo, quindi Andrea, anche tu c'hai... Andrea, che è successo che adesso è tutto cancellato? No, ho levato i livelli per fare quest'altro sopra. Non c'è più niente. Tranquillo, è tutto sotto controllo. Ok, va
Va bene, proprio mentre facevo il check. Arianna, Arianna mi sa che gli sarà spenta la batteria, quindi l'abbiamo persa per strada. Poverina. Mi dispiace per Arianna, cerchiamo poi di ribeccarla, se ci riesce. Claudio, ah, no, Claudio, okay. ce l'ha fatta quindi a risolvere i tuoi problemi. Ragazzi, scusate, quanto pare c'è un ritardo. Ok, però pian piano, con pazienza. Ok, quindi diciamo che tutti riscontriamo problemi di ritardo con il pennello, perché probabilmente siamo in troppi. Ok. Matti, a parte i problemi iniziali con l'iPad, come sta andando? Niente, mi sono collegato con il Mac, sì, anch'io problemi di ritardo della penna, ma niente di chissà quanto insostenibile. Ok. Per come sono abituato. Ragazzi, quanto ci arriverà una denuncia da Mac, da Magma Studio per sta cosa? Perché? Grazie. Sì, buono. Sto a provare il programma, perché è una pubblicità indecente, anzi ci dovrebbero pagare, cavolo. Vabbè, come Raid Shadow Legend, dice posso parlare male di questo prodotto? Sì. No, no, aspettate un attimo, quindi non ci paga nessuno, parli, no? Stanno pagando per farlo. Meno male. Ci paga Aurora Invisibilità. Meno male. La meno male se ne parla. Sì. Eli, tocca a te dirci come va. Ho perso tipo l'udito in questo momento. Io va abbastanza bene, nel senso che è vero, va tutto lento, ma uno la prende con filosofia, fa con calma. Cioè, io lo vedo proprio a una serata che stiamo qui tutti insieme, si chiacchiera, si ride. Perfetto, mi piace il tuo mood. Orso! Guarda, mi ci trovo talmente bene, guarda, che è meglio di Photoshop. Tutti quanti. Ma dai, cioè, capito, ragazzi? Cioè, se lo dice Orso... È meglio di Photoshop. Faccio provocatore, ma troppo. Io sono pagato per dirlo, è meglio di Photoshop. Certo, 10 su 10. No, comunque, a parte gli scherzi, stranamente mi ci trovo bene. Normale. Okay. Quindi forse sono io impostore, cioè non capisco, no, c'è qualcosa che non va, cioè tutti hanno da il moderatore dice se verrai ucciso, ma che moderatore è, scusate. Quindi praticamente tu ci stai facendo problemi a tutti, è questa la verità, se tu sei l'unico che funzioni bene, quindi visto che lui è l'unico che funziona bene, evidentemente sta facendo lui problemi, sta dando lui problemi a tutti. Quindi sono io il problema, ok. Io proporrei una posizione in piazza. Ma io non dico no, ma forse. rispondo con un forse. Non con un sì o un no, un forse. Non lo so. Ammutinamento. Si può anche intanto fare dalla sbirciata ai vostri lavori. Morena ha finito, Dio buono. Ho finito. Cazzo, lo so, io faccio... gli è valenta la penna, capito, raga? Gli è valenta la penna, cioè un sacco, basta. Bellissimo, complimenti. No, facevo complimenti alla mia vicina sul sacco. Molto bello. Sai cosa ho pensato? Dimmi, cioè dici che ho fatto questa sberciata di verde sul mio disegno. Magneti, no. E la tavola è molto molto grossa. Ah, sì. Per le dimensioni della tavola. E io che avevo detto, cazzo! Ho detto no, cosa? No, pure il frigo! Colpevole era, quindi? No, allora perché praticamente per mantenere una visibilità buona gli ho messo una tavola che è il doppio praticamente di quella ecco normale. Perché. Quindi potrebbe essere quello. Potremmo provare a fare una cosa quando avete finito di disegnare. Facciamo una tavola più piccola. Scusa, adesso che risoluzione gli hai dato? O comunque avrò anche meno, cioè. Boh. No, è che so. Cioè. Ma è Matti. Gian Filippo, ogni tanto invado la tua tavola, non lo faccio apposta. No problem. Tanto se, per qualsiasi cosa do la colpa a Magnetti, non ti preoccupare. Magnetti. Come?
Pampanelli sarebbe fiero di te. Ovviamente, salutiamo Pampanelli. Salutiamo Pampanelli che ci sta guardando. Ma allora, mi aveva detto che c'aveva problemi con la rete, quindi non lo so se riesce a guardarci. Però io gliel'ho detto che oggi facciamo questa cosa. E poteva usare la canna invece della rete. Lo sapevo, guarda, ci avrei scommesso un testicolo che l'avrebbe detto. Porca puttana. Ne avresti due. Terribile. L'ho detto apposta per Pampanelli, che lui visto quando sta per farmi togliere un testicolo. David, ti posso chiedere un favore? Un altro. Ma che moderatore sei? David. Il moderatore a cui non deve rompere il cazzo. Esatto, quella è la risposta. Sì, amore, dimmi. Quello, è quello che mi devi dire. Cioè, l'Arianna, poverina, che ha problemi. Tipo che dice che il suo computer non ce la fa. Quindi, non so. Ho dei limiti anch'io. Anche il mio sfumacchia un bel po', eh. Sfumacchia? Aspetta. Sì. Brutto vizio. Ventola. E pensate che io vi sto caricando la live. Tengo la musica, vi tengo tutti attivi e tengo anche parte della tavola. Bravo. Grazie. Mamma, non è che ci fai. Cioè, non è che adesso... Noi ti amiamo. Allora, guarda, questa cosa mi ha ricordato quando ero piccolo, non volevo mangiare, cioè non volevo finire quello che c'era sul piatto, mi dicevo sempre: pensa a quelli che muoiono di fame in Africa, ecco. Esatto, momento, esatto, ti vuole far sentire in colpa. Sì, pensa a Davide che non c'ha niente da mangiare in Africa. Io c'avevo il problema opposto. Cioè? Mi dicevano sempre: pensa ai bambini che non hanno da mangiare in Africa, ma perché finivo la roba anche che non era del mio piatto. Salutiamo i bambini dell'Africa che ci stanno guardando. Ma niente, attento a fare battute che rischi veramente, no, un ban. Io mi dissocio, mi sono fermato subito. Mi dissocio le bambine dell'Africa. No, ma in game, scusate. In game. Cercando di role playing, scusate. Io comunque ho ufficialmente perso la pazienza. La modulazione del tratto, bene. Ci perdiamo pezzi praticamente. No, ok, ci so. La mia ritardata in quarto d'ora. Ragazzi, Magma Studio è il primo programma col fuso orario, bellissimo. Che ritardo, un ritardo pazzesco la penna, proprio. Ma chi l'ha progettato, Trenitalia? Bellissimo, non lo so io. No, vabbè. Io il tratto da lei selezionato arriverà con un ritardo di minuti. Magma Studio è contenta del disagio. Ragazzi, quanto è il ritardo maggiore che va mai fatto Trenitalia? Per quanto mi riguarda, 3 ore per arrivare da Perugia a Foligno. Madonna, alla fine la carrozza, diciamo, via piedi arrivavi prima, Dio caro. Io sto sudando come una bestia, ragazzi. Con ritardo. Questa tavola, sono veramente curioso di fare una tavola più piccola e vedere se. Secondo me mi mandano a quel paese, non vogliono più fare le live con me. Tanto ora ancora non ti pagano, quindi. No, povera Marcella. Io pensavo loro del programma. Ma no, ma voi. E ma che mi frega. No, non lo posso dire. Si può dire? Che me ne frega? Dici che ce mi dissocio. Ah, la vita, oddio. Ragazzi, io mi dissocio, se soldi volete mandarmeli, sono qui, eh. Ma proprio peccato. Ma ci sta qualche donazione, bravo, intanto? Altri, allora. Ma io non lo so se mi possono donare cose in realtà per donazione. Apri Twitch in un giorno, chiedi subito abbonamenti. Cioè... Beh, il bello di Twitch, no, che adesso devi fare live tutti i giorni per un'ora. Sì, vabbè, uscisce, ma io voglio la mia vita, ragazzi, tutti i giorni col Kaiser. Ma che ci fai con la vita col Covid in giro? Ma ci sono i soldi, ci sono i soldi. Ma infatti, ci sono i soldi. Col Covid in giro ti si allarga la vita. Il giro vita.
bisogna essere positivi. Dipende. No, adesso no. Adesso non è periodo per essere positivi. No. Salutiamo per David essere... che comunque ha fatto una battuta carina, a me è piaciuta. Poteva piacere. Bravo, David. Vabbè, io vado via, eh. Per moderatore dell'anno. Ragazzi, ma scusate, parliamo veramente di cose serie. Scusate, della fumetteria di Mattia. Come sta andando? Ecco, parliamone. Aspetta, che do un briciolo di contesto. Che come Ciuschi e Lisa mi insegna, devo dare un contesto a chi ci segue. Mattia ha aperto da poco un negozio di fumetti che si chiama La Fumetteria, è a Magione. E niente, un sacco di cose carine. Io ancora non sono andata fisicamente perché abbiamo avuto problemi col COVID, se non l'avete notato, e quindi non ci sono ancora potuto andare, però non vedo l'ora. E dici un po' quindi come sta andando. Magione, per chi non lo sapesse, è provincia di Perugia. Provincia di Perugia, dove praticamente vengono tutti i membri, gli elementi. Perché c'è una stacco che non è... Bello come l'ha stoppato, è come se fosse l'offesa. Niente, praticamente, allora, sono molto... Per quanto riguarda queste prime due settimane d'apertura, mi ritengo estremamente soddisfatto. C'è un buon riscontro, parecchio interesse, quindi... La cosa mi fa solo che piacere, anche perché l'idea con cui io ho voluto aprire, cioè non è tanto comunque sia il fadu spicci, che anche quello è importante, per carità, però la mia, come dire, se vuoi dire, missione, obiettivo principale era portare la cultura comunque dei fumetti, perché di cultura si parla, in un posto come Magione, dove comunque si è sempre mancata una realtà del genere, nonostante ci siano... Ah, pensavo la cultura! No, vabbè. Scusate. Nonostante ci siano molti appassionati di questo. E comunque sì, anche la cultura. Comunque Magnetti, sappi che per le spese di Natale farò tutti gli ordini da te, dalla fumetteria, per anche darti il mio sostegno. Mamma mia, che peppo! Che amore! Si può dire che lo amo su Twitch? Certo. Mi dissocio. No. Però aspetta, voglio dire una cosa anche al mio vero marito, ovvero Roberto. Esatto. Lucarelli, salutiamo Roberto Lucarelli. Ah, ci sta sicuramente guardando. Ci sta guardando Roberto? Oh, Roberto, guardaci. Cavolo. Dovete sapere che Roberto e Vagnetti sono la nostra prima coppia di fatto all'interno del Becoming X. Guarda che così da pucciosa che sta disegnando. Quindi niente, questo è quello che ho da dire sul mio bellissimo negozio, se non venite a vederlo. E certo. Venite a vederlo perché è un buchetto, ma è veramente carino. No. È molto carino. Fare un po' come lo spot del Lumbria, che non ci venite, che vi potessero vestire. Quanto non ci venite, bello. Che vi possino vestire 24. Uno spot meraviglioso che hanno fatto dell'Umbria, sì, fantastico. Bellissimo. Sì, fantastico. Venite a visitare l'Umbria. Venite in Umbria, stronzi. Cominciava così. Bellissimo. Come sta andando, ragazzi? Io diceva adesso... poi Costano, città di Castello. Vedete i toscani? Noi ce li abbiamo le C, non abbiamo paura di dirle. Guarda che sono due toscani. Quindi... Il socio. Noi abbiamo questo dovuto meglio. Se non so che David che è toscano, dai. Ragazzi, a me mi è scomparsa la penna del tutto. Ecco, l'abbiamo persa. Prova a riaggiornare la pagina. Vagnetti, in realtà questa serata è il torneo del Survival Arc di Dragon Ball. Lo sapevo! Del potere. Del potere. Chissà chi sbloccherà l'Ultra Istinto. L'Alcidi, sicuramente. No, l'Alcidi la vedo più come Jiren, la vedo. Grazie.
Poi ti mando adesso un link, un attimo, così vedi di chi stiamo parlando. Adesso un attimo un bello zoom out e vedo che state facendo. Sì, anch'io, va. Ma che bomba, ragazzi. Ma che cose belle. Su Sacquel tu mi piace un botto. Davvero bellissimo. Ah, sì. E colorare i libri per bambini, perché ho fatto tutte le linee super grosse. No, è bello, mi piace proprio. Mi sentite? Sì, sì, ho voglia. Sì, forte e chiaro. Che ti stiamo beatamente ignorando. No, scherzo. Sì, ok, va bene. Okay. Povera, non me la trattate male. Non me la trattate male, se no vi picchio. No, no, non sia mai Marcella, assolutamente. Sappiamo dove anche. Bella Marcella. Orso, te ci mette pure, vero? Come è una scoperta anche per me, sono traumatizzato pure io, quindi lo... Come, però perdonami, ma Aurora, cioè tu ce l'hai proprio... No, non sei Aurora, sei Aurora. Oh. Ah, già. Salutiamo adesso... Angelo, che non vedrà mai. Allora, adesso ne parliamo seriamente, fermo, poggio anche la penna. Adesso che hai finito finalmente, quando lo invitiamo quell'essere maestoso? Ma tu pensi che ci venga? Sì, sì. Ma sì. Andiamo, sì. Beh, io ci posso provare, però non ti assicuro nulla, cioè nel senso, no, la vedo dove. Ma lo fai come un animale, fai l'esca, dice guarda andiamo a questo luogo bello, cioè naturalistico, e poi è a casa mia e facciamo l'intervista. Oddio, di chi state parlando? Dai, per convincere Angelo. Perché tu hai mai visto come... Di Angelo, ovviamente. Allora Angelo, per chi non lo conoscesse, perché penso che nessuno oltre a me lo conosca. Tipo io, chi è Angelo? Angelo è un signore naturalista di una cultura mostruosa, che dire mostruosa è proprio in tema, tra l'altro. Chi, e... Pierangelo? Beh, praticamente molto di più, probabilmente. Beh, sì, decisamente sì, concordo. Ragazzi, ma sta penna mi sta a far diventa scemo, scusate, ma... Moreno, io purtroppo non ti posso, cioè, più di così non ti possiamo aiutare. Ho detto, l'unica cosa è nel momento in cui vi stoppate proviamo a caricare una tela nuova più piccola e vedere se dà lo stesso problema o se è la tela, perché sono andato a cercare ma sul sito loro non è... No, ma ogni tanto torna normale, io non ho capito perché, e ogni tanto si rallenta. È pesante tutto quanto. Forse dipende da quante persone stanno premendo in quel momento tutti insieme. Già, capito, è questo secondo me. Raga, smettete di segnare. Possiamo fare una prova? Smettete un secondo solo di disegnare, sì. Tutti, vediamo. Fermi tutti. Fermi. Ah, fermi tutti. Vado? Vai. Infatti, vedi? Abbiamo scoperto il perché. Allora, con la tela più piccola non dovrebbe dare questo problema. Adesso potete riprendere, non è che... Fermiamo, che ne so, faccio una linea. 5 minuti per... Seconda linea. Va bene, scusate ragazzi, ho sbagliato io a fare la tela troppo grossa. Però vabbè, no, ci ha servito per capire qual è magari il problema. Dopo se proviamo anche quell'altra cosa, no? E infatti serve per questo, non è che... Fondamentalmente, ecco, è per capire. Anche perché se vogliamo utilizzarlo anche per altre cose... Possiamo diminuire il numero di persone, così almeno diminuisce anche le persone che toccano la tavoletta in quel determinato momento. Cioè, varie cose, e poi ecco così, riusciamo a trovare la quadra. Ah, sapete che... Guarda, posso aprire il telefono? Sì, così almeno esplode tutto. No, sei da una parte, sei dall'altra. Vabbè. Comunque, per caso, scusate, io faccio un appello a chi ci segue, non so chi è in realtà, magari non c'è nessuno, però se ci fosse qualcuno e volete fare qualche domanda, fatela. Cioè, fate domande! E non risponderemo. Perché tanto non le leggeremo. Esatto, c'è David che dovrebbe fare. Bravo, volevo vedere se eri pronto. No. Come modera. Come modera. Moderi i termini. E intanto magari
Non lo so, vi faccio una domanda. Perché recentemente, quando sono andata a restaurare il lavoro di street art di H77, mi sono scontrata con Matteo Piselli, che è quello che ha fatto l'app Street Art Umbria, e siamo di due pareri molto discordanti, perché lui dice che esiste il talento, okay, e io invece dico di no. E quindi voglio sapere cosa ne pensate voi. Pensateci, no, e poi no, per me se ne argomenta. Allora, per me non esiste il talento. Perché? Io sono d'accordo. Perché io la vedo come, cioè, dire che c'è il talento è come dire, vabbè, tu sei fortunato, cioè, hai avuto una grazia divina, non ti sei un fatto un culo così per imparare a disegnare e basta, ok? E invece io credo molto nel impegnarsi, nell'applicarsi, nel metterci appunto impegno tutti i giorni e migliorare in quel senso. Quindi dice, no, ma se non c'è l'arte non ce l'hai. Ma che significa? Cioè, innanzitutto bisognerebbe fare un discorso enorme qua, apro secondo me un argomentone, cos'è l'arte, e vabbè. E poi l'altra cosa appunto è proprio questa, cioè mi sembra un discorso molto elitario, che a me fa un po' girare le balle, detto francamente. E io non credo proprio che ci sia, cioè che non c'è un vero e proprio talento, c'è semplicemente chi si vuole applicare e chi no. Ok? Cioè, chi ha voglia di impegnarsi per migliorare le proprie capacità, il proprio modo di esprimere, poi vabbè. C'è anche il fatto che comunque sia, c'è qualcuno che si applica, comunque non ci arriva, per carità, ci sta, però alla fine è molto soggettivo, quindi non lo so, volevo capire cosa ne pensavate voi. Posso? Che allora, do io la parola, così almeno voglio capire cosa ne pensa Peppo. Allora... No, beh, io insomma, lo sai, più o meno l'abbiamo già parlato, mi sembra, su l'intervista. Ah, sì, è vero. Però per chi magari non l'avesse vista, comunque lo ridico, insomma. Sono d'accordo con te. Perché sono tra persone. Sono d'accordo con te nel fatto che molto spesso questa cosa del è un talento viene alle volte utilizzata come scusa, no? Come scusa. Salute. Aspetta che ragazzi, scusate che non sento Peppo. Grazie, scusate. Vai Peppo. No, dicevo, può essere spesso utilizzata come scusa per giustificare una persona che disegna molto bene, oppure per giustificare, che ne so, sì, ma io non sono capace perché rispetto a te, perché tu sei un talento. Cioè, io non credo nella cosa dei doni, tipo che uno ce l'ha da quando è nato, insomma. Io sono di quelli che sostiene che, cioè, io parlo per me, insomma, per arrivare a quel poco che so fare ora, mi sono messo 28 anni, cioè, da quando sono nato, quindi, cioè, no, da quando sono nato no, ma diciamo da quando ho cominciato a disegnare con una certa consapevolezza anche. Di quello che stavo facendo, perché poi molto spesso la gente non ci pensa, ma alle volte il disegnare è più una questione di vedere le cose, di ragionare. Cioè, io molto spesso, cioè, un disegno parte da un'idea di cosa uno vuole fare, insomma. Quindi la pensiamo in maniera simile, insomma, cioè più o meno. Sì, cioè per me poi disegnare non è una questione puramente di mano e basta, ma di cervello, no, di sapere osservare le cose, di avere una certa sensibilità. La sensibilità, quella, è, ognuno ce n'ha diversa, quindi ci può... forse quella può incidere, magari, ecco, non lo so. Ok, sentiamo anche comunque qualcun altro. Scusa, volevi finire il discorso, perdonami. No, nel senso, era solo per dire, ecco, che io non credo sul discorso del talento, cioè lo trovo una cosa, una risposta molto semplice, è una cosa che in realtà secondo me è molto più complessa, in realtà, più elaborata. Ho capito. Dire che è solo talento innato è un po', mi sembra un po' troppo semplice, a me le cose troppo semplici mi puzzano.
Concordo. C'è qualcuno che la pensa diversamente? Verrà cazziata, no, scherzo. Sappiate, no, che so dove abitate, quindi. No, davvero, io vabbè, ci fa per discutere. Vai, Andri. No, semplicemente no, sono d'accordissimo sul fatto che comunque serve impegno, serve dedizione, serve... Non è solo il talento, anzi, quello è forse il meno. Però secondo me una minima parte di... non so la parola italiana per tipo innatezza, non lo so, una minima parte di cosa innata ci vuole, perché comunque io... Non lo so... voi, però nel senso uno sente proprio il bisogno di disegnare, mentre magari persone che non hanno più che il talento, capito, questa vocazione cioè soltanto se ok, ma adesso mi metto a disegnare, e le persone insomma migliorano tantissimo anche solo con la pratica, insomma. Però secondo me quella spinta creativa a ricercare le cose, a mettersi così è innata. Ok, posso? Okay, ho capito quello cosa? Che dici. Certo. Allora, secondo me, diciamo, anche questo tipo di discorso non è sbagliato, ma la cosa innata che si può avere, secondo me, più che altro è un po' l'inclinazione, è un po' un modo di percepire le cose. Cioè, alla fine tutti i nostri cervelli biologicamente sono diversi e biologicamente percepiscono magari le cose in modi diversi, quindi possiamo avere innate le maggiori inclinazioni, che ne so, nel suonare uno strumento, nel riconoscere una nota, nel modulare la voce, quindi magari nel cantare, così. Possono essere inclinazioni. Talenti veri e propri non sono d'accordo. Cioè, io so... se bisogna proprio dare una definizione alla parola talento, per me è 10% inclinazione e 90% impegno, studio e pratica quotidiana. Mm-hmm. Io se penso talento penso Biagini, quindi... Scusate, secondo me il discorso del talento è una parola che viene usata perché non c'è altra definizione, ma io la chiamerei predisposizione. Mm-hmm. Comunque il talento è normale, chiamiamolo talento come volete, però se non ce l'hai questa cosa non riesci a fare determinate cose, neanche con è l'inclinazione, è l'inclinazione. Sì, la predisposizione per fare certe cose. Poi ovviamente è anche un discorso, io mi sto incazzando con la penna, scusate, ma qui mi sta proprio, guarda, veramente sei un talento. No, cioè, guarda, come ti incazzi con la penna, è un quarto d'ora di ritardo, cioè viene una cosa schifosa, guarda, proprio. E vabbè, tanto diciamo fa capolavori, bene. Ma va bene. No, ma che capolavori, guarda, sto sudato come una bestia, sudo freddo proprio. Guarda là, non riesco a fare la scarpa, è diversa da quell'altra proprio perché la penna... No. Io neanche vado avanti con... Però finisce il discorso che mi interessa, a sto punto se non ti funziona la penna. No, il discorso io sono anche un po' d'accordo con chi dice che ci vuole il talento, perché però, capito, è difficile anche, cioè, spiegare bene che cosa significa talento. Perché il talento lo chiama talento chi non è capace di fare certe cose, ma per noi è diverso. Cioè, è una cosa che neanche tu sai quello che c'hai dentro, perché non è che tu dici adesso disegno, faccio questa cosa o mi miglioro oppure mi peggioro. Cioè, è una cosa che tu c'hai dentro che è inspiegabile. Poi il fatto che la gente che non è capace di fare determinate cose la chiami talento, vabbè, ci sta, chiamiamola talento, però è come tutte le cose una predisposizione, come chi è bravo a fare anche chi è bravo a fare il meccanico, insomma, no, che magari, cioè, puoi fare tutte le scuole di meccanica che vuoi, ma poi per trovare certi difetti, cioè, magari c'è, devi avere l'intuito, no? Di fare, trovare una soluzione su un problema. Sì, ho capito quello che dici. Io più che altro mi riferisco, sai che cosa, Moreno? Al fatto che molto spesso, come diceva anche Peppo, si tende, mi urtano molto quelle persone che mi dicono: io non ci posso riuscire, ok? Mi piacerebbe, a me piace disegnare, però non riesco, ok? Allora, se ti piace disegnare,
ok? Perché non ti ci vuoi applicare? Cioè, nel senso, quella è forse ragione tua, predisposizione, cioè magari uno sbaglia la parola, però mi dà fastidio quando si parla appunto di talento come se fosse un dono proprio che ti viene come lo Spirito Santo dall'alto. Cioè, a me mi fanno incavolarsi i discorsi, perché per tanto tempo... Quello lo ma so, sai però... perché Aurora? Scusate, sai perché Aurora? Perché appunto è una semplificazione, è un semplificare... Soprattutto per noi che disegniamo sarebbe come a dire, ah, ma quindi insomma io tutti questi anni di prove, di tentativi, di fallimenti, successi, vuol dire che non vuol dire nulla, perché è solo una questione di cose innate, nel senso uno ce nasce o no. Io, boh, secondo me è ti ripeto, una questione di sensibilità, di appunto di come uno... guarda anche le cose, insomma, perché non certo. È solo, secondo me, disegnare, solo imparare come tenere una matita in no, mano. No, certo, certo, certo. Anche insegnare tipo, ok, disegnami questa cosa a memoria e poi, cioè, io faccio un esempio, no? C'è Claudio Ferracci della biblioteca, lo dico per chi magari ci sta seguendo e non sa di chi stiamo parlando. Claudio Ferracci, titolare della biblioteca delle nuvole di fumetti, la biblioteca dei fumetti che si trova a Perugia. Lui molto spesso ho sentito fargli questo esempio, no? Del fare, di imparare a chi disegna, insegnare a osservare le cose che ci sono intorno, no? Non tanto i trucchetti, no? Le cose basi, perché quelle, insomma, ci sono 20 miliardi di manuali di disegno che più o meno insegnano più o meno tutte le stesse cose, cioè come si costruiscono le cose dalle forme geometriche, come si fanno i chiaroscuri, tutto quanto. Un esempio che lui fa spesso è tipo, molto semplicemente, a chi magari viene lì in biblioteca e visto che lui tiene anche dei pezzi di disegno, gli chiedono ma come, gli chiedono suggerimenti, lui fa l'esempio tipo, io ai miei alunni chiedo sempre di segnare tipo a memoria un qualcosa, tipo fare esempio tipo un carciofo, ok? Tutti insomma nella nostra vita noi abbiamo avuto a che fare, ne so, con un carciofo, l'abbiamo mangiato, non lo so, visto o anche al mercato, cose così. Però tipo farlo a memoria, ecco, lo fanno a memoria e tutto, ognuno lo fa in un modo diverso. Poi in questo esercizio Claudio tira fuori dalla busta magica un carciofo vero e la gente nota le cose che ha fatto diversamente, vedendolo lì dal vivo vede, ah, vedi che ho sbagliato a fargli la punta, vedi che ha questa forma qui e non come l'ho fatta io, vedi mi ricordavo male, quindi allora appunto dovrei osservare più attentamente le cose che mi circondano, ecco. Sì, questo, sì. Insomma, ho capito quello che dici. No, è giusto, è giusto. Poi c'è chi lo chiama talento, io lo chiamo taleggio, vabbè. No, infatti, scusate, ho fatto diventare la conversazione forse troppo seria, però volevo... Taleggio c'è chi lo chiama e chi lo mangia. Esatto. Divina di chi fa parte io? Fuori. Tutte e due. Lo chiamo solo per ordinarlo. Comunque. Bene, bene, grazie. C'è qualcun altro che vuole esprimere la sua opinione? Io senza... posso, ero curioso di sentire l'opinione dell'Alcidi e poi dirò perché. Ok, allora, cosa ne penso io? Secondo me c'è qualcosa di predisposizione, per cui per esempio, faccio un esempio che mi riguarda. Mio padre è molto bravo a disegnare, è sempre stato molto bravo, però non è una strada che ha scelto, non ha avuto, diciamo, che ne so, un imprinting con qualcosa riguardante l'arte, ok? Quindi ha sempre fatto dei disegnini così, che ne so, sul calendario, cose del genere. Però aveva qualcosa per cui poteva coltivare questa predisposizione e farla diventare qualcos'altro, no? E pure io, per la mia esperienza personale, ho sempre, che ne so, disegnato, però cioè, il passo successivo è stato l'impegno, cioè quando io mi sono riconosciuta, ok, c'ho questa predisposizione per cui faccio dei disegni, diciamo, che a livello, diciamo, di una persona della mia stessa età, che ne so, metti proprio 10 anni, no? Sono
che poi bisognerebbe vedere che cosa significa bello, però sono esteticamente danno la sensazione più di essere belli. Mm-hmm. Allora che cosa però effettivamente il mio disegno era cioè se poi io mi riguardo le cose, vabbè, adesso se mi riguardo le cose che ho fatto 10 ore prima mi fanno schifo, però quello è un altro discorso. Quello è un altro discorso. Se io riguardo le cose che ho fatto, che ne so, anche 2 anni fa, mi dico, ma che è? Ok? Però è perché poi mi sono messa a vedere gli altri, a osservare, a dirmi, ok, cioè, diciamo, interagire tra la parte destra del cervello e quella sinistra, che è, diciamo, quella più... razionale. È razionale, esatto. E quindi... la predisposizione secondo me c'è, però è fine a se stessa, cioè non serve a nulla effettivamente, cioè, perché uno, poi, può anche, sì. Uno può anche non avere predisposizione, ma avere comunque un qualcosa per cui dice questo, voglio far, cioè l'arte visiva fa parte, cioè mi devo sfogare qualcosa attraverso l'arte figurativa e quindi inizia un percorso inerente a questo. Senza avere predisposizioni o okay. Che. Quindi, non lo so, a un certo punto pesa anche. Cioè, quando, che ne so, mi dicono, ah, sei talentuosa, gli dico, ma che me stai a dire? Ok? Perché ti pesa. Cioè, ti pesa a te il fatto che ti dicono sei talentuosa e tu ti senti in qualche modo una merda perché... dici, ok, non sto arrivando dove vorrei arrivare, no? Uh-huh. E dall'altra ti dici, ma come? Io tutto questo miglioramento che ho avuto, che ne so, nell'arco piccolissimo e insignificante di un anno, ce l'ho avuto perché non ho fatto caso alla mia predisposizione. E quindi, non lo so, cioè, si può parlare di predisposizione, ma non ha un peso alcuno. Ok, quindi tu sei del club? Sì, però la riconosco, cioè c'è, nel senso, c'è chi ce l'ha e chi non ce l'ha, ecco, però che non ha, cioè lo puoi riconoscere, ma... che ne so, in età proprio infantile e poi dopo si perde, cioè non è che... Certo. Cioè si può parlare, quando si parla di predisposizione, si può anche dire che per predisposizione si può anche parlare magari tipo di semplicemente gli piace, trova piacere nel disegnare rispetto, esatto, a fare altre, sì, cose. Sì, esatto. Sì. Cioè io piuttosto di perdere a calcetto e sentirmi la merda, preferivo stare sul banchetto. È vero ragazzi, io... Sì, no, sì, certo. Sono la persona, persona meno sportiva del mondo. Ma non sei l'unico. Perché se, più che altro perché se perde la squadra dove gioco io do la colpa a me stesso, pure gli altri danno la colpa a te, quindi preferivo rispetto a quello di stare a disegnare, quindi boh, per predisposizione magari si può parlare di quello, semplicemente preferire una cosa ad altre, che in quel caso è soggettivo, cioè ognuno trova piacere nel fare cose diverse. È interessante sta cosa, ragazzi, comunque, ognuno... facciamo finire un attimo Silvia e poi dopo sì. Susanna, sei tu, vero? Probabilmente ero io. Ah, eri su tu, Giusti, perdonatemi, ma non... Scusate, faccio parlare anche te, Giusti. No, io per finire direi che quando appunto da piccola disegnavo non lo facevo per piacere, cioè che insomma, magari appunto c'erano quei compiti in classe o comunque compiti a casa da portare in classe e magari c'era da disegnare qualcosa e che ne so, la maestra poi te lo esponeva a tutti dicendo ah, guardate questa, io l'avrei voluta uccidere e appunto cioè lo facevo ma non c'era ancora quella fase di piacere nel passarci il tempo, è arrivata dopo, però sì, cioè in realtà quando lo facevo poi dopo c'era una percentuale diciamo di gratificazione, però finiva lì, cioè non è che poi avevo altri giochi, comunque facevo, mi piaceva trascorrere il tempo in altre maniere.
non è che lo facessi per quello, ecco. No, 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 esatto. Però poi dopo evidentemente ho scapocciato, eccomi qua. Club di scapocciati. Beh, sì, effettivamente potremmo chiamarci così, David, il club degli scapocciati. Bello, scusate. Copyright, copyright. Va bene, Ciuschi, volevi dire qualcosa tu? Allora, io volevo dare ragione a non so chi, scusate ragazzi, io ancora non riconosco le voci, che diceva il discorso del magari tu volevi esprimere qualcosa e sei finito a disegnare. Ridotto in pochissime parole e spiegato probabilmente molto peggio. Perché effettivamente mi sono ritrovata tanto, nel senso che, vabbè, di qui non mi conosce nessuno, però io a disegnare da pochissimo e effettivamente è stato perché io non ho mai avuto questa cosa del da piccola io disegnavo tantissimo, mi piacerebbe mai disegnato e, però a un certo punto mi è venuto fuori che era l'unico modo per cercare di capire una cosa che stavo cercando di capire di me e era la cosa più immediata di disegnare e effettivamente mi sono trovata che disegnando poi riuscivo a, cioè è diventato una sorta di diario di riuscire a tirare fuori quello che avevo in testa che però non riuscivo e quindi per quanto mi riguarda sì è partita da là, non c'entra nulla col discorso del talento però era per dire magari c'è anche un discorso di inizi anche molto molto tardi però è perché magari hai bisogno di esprimere qualcosa che in altri mezzi non riesci. Giusto. Giustissimo. Presidente Conte, no, è vero, perché alla fine cioè, disegnare è un mezzo di comunicazione, un mezzo di espressione, cioè come tanti tante altre forme artistiche, volevo dire. Quindi ci sta che non lo so, ci siano persone che sentano proprio la necessità, perché delle volte secondo me è proprio una necessità di esprimersi tramite il disegno. E quindi cioè, viene proprio naturale sceglierlo e quindi magari in quel caso che ti posso dire ci sta anche che ci sia una forma di talento, mettiamola così, cioè perché o di taleggio, esatto, di taleggio, chiamiamolo taleggio, dai, esiste il taleggio nell'arte? Esiste il taleggio? Facciamo il sondaggio. Facciamo un sondaggio su Instagram, esiste il taleggio dell'arte? Lo chiamiamo la piattaforma Rousseau. Beh, allora. Io volevo sentire, dato perché, allora, a voi vi conosco personalmente quasi a tutti, però c'è qualcuno che lo conosco meno di persona, tipo Susanna e Claudio, quindi volevo sentire anche i loro pareri. Aspetta che chi sto sentendo, Claudio? Ci sentiamo un po' male. No, per cavalleria do la presenza di Susanna. Non ho capito. Sono per solo io che ho capito. Do la precedenza. Ah, ok. Susanna, se vuoi parlare, se no non mi voglio grazie. Mettere in imbarazzo. Non voglio mettere grazie. In imbarazzo, però poi mi faceva sentire un po' il parere di tutti. Ah, per me va benissimo. Pensavo questa cosa, che forse se prendi il talento un po' in senso lato, potrebbe essere quella cosa innata, nel senso che nel momento in cui tu la fai non ti accontenti mai, perlomeno penso che valga un po' per tutti, per il disegno, come diceva prima qualcuno prima, fai una cosa, la guardi il giorno dopo, già dici no, c'è qualcosa che non va, qualcosa che devo aggiustare, eccetera, eccetera. Mentre, non so, per esempio, io non ho questa gran passione per la cucina, se riesco a fare una cosa dico, vabbè, commestibile, va bene, andiamo avanti, non importa. Secondo me potrebbe essere anche un po' questa, diciamo, il talento, nel senso quella cosa che ti spinge sempre a volerti migliorare, a avanti, a imparare, a imparare, a imparare. Questa anche così non è male. Grazie, Susanna. No. Per averci dato il tuo parere. Invece posso farvi una domanda io? Certo. Mi riferisco poi a una frase che uscì da Peppo. Tan, tan, tan.
rispetto alla mia eterna insoddisfazione a quello che faccio. Era ubriaco, se non lo so. No, ma non hai detto qualcosa, non avevi detto qualcosa di sbagliato. Però la mia domanda era, in generale, voi come la giustificate la vostra insoddisfazione, quanta ce n'è e se c'è, come la risolvete in un certo senso, non lo so. L'insoddisfazione che abbiamo nel non essere mai contenti di quello che produciamo. Sì, esatto. Ma quello è normale. Però ci sono vari livelli, no? Nel senso, se l'insoddisfazione ti limita nelle cose che fai, o comunque tu non ti rendi mai conto, o magari, che ne so, ti frena anche dal fare dei prodotti, no? Alla fine, perché magari non produci mai qualcosa di finito proprio per questa cosa. Cioè, ci sono vari livelli, appunto, qual è il vostro e non lo so. Ma chi è che vuole rispondere? Moreno, vai. No, io, Aurora, questo l'avevamo già detto, cioè anche quando abbiamo fatto quella chiacchierata, sì, con la tua, no? Cioè, quella, l'insoddisfazione c'è sempre, il problema è come affrontarla, cioè nel senso, non ti devi lasciare andare, questo sicuramente, cioè, vuol dire, cercando, se tanto la soddisfazione delle proprie cose non la troverai mai, capito? Quindi siamo condannati, ragazzi, moriremo tutti. No, scusa, devi... Sto dicendo una cosa seria, io ci rido sopra, però è vero, cavolo, sdrammatizzo. Fa parte della vita del disegnatore, cioè quella... Siamo insieme con la pagina. Sì, l'eterna insoddisfazione, quella c'è sempre, per cui... la devi prendere con filosofia, tutto lì. Devi cercare comunque di migliorarti, ma ovviamente non riuscirai mai ad arrivare a... cioè non sarai mai contento, neanche se tu fai una cosa che magari, che ne so, stravolge proprio tutte le leggi dell'illustrazione, del disegno, tu non sarai mai soddisfatto, quindi a quel punto devi cercare di conviverci, perché sennò veramente vai fuori di testa, insomma, capito? Non bene, scusate, questa costante ricerca di questa insoddisfazione, considerata anche, può essere anche un bene che ti spinge. Quello sicuramente. Vedi, ci sono diverse filosofie, diciamo, no? O anche modi di affrontare questa cosa. E questo è un fatto caratteriale, non tutti abbiamo lo stesso carattere, quello è normale. Secondo me, se posso dire, certo. Non so se stava a parlare qualcuno. No, vai Matteo. Il discorso, cioè, da cosa nasce la nostra insoddisfazione nei confronti di me stessi? Secondo me da un giudizio un po' troppo severo nei nostri confronti, nel senso, magari, non so, terminiamo un lavoro, lo guardiamo poi il giorno dopo e diciamo, porca puttana che ho proprio fatto ieri. Secondo me il discorso non è tanto nel mettersi a dire, ok, Stefano, proprio lo guardo, è finito, non mi piace, tutto quanto, bisogna comunque sia capire che ogni giorno che andiamo avanti notiamo sempre più cose, di conseguenza il miglioramento secondo me sta nel non ripetere gli errori di ieri, però gli errori di ieri sono necessari affinché possiamo essere un po' più bravi e attenti in un domani. Certo. Cioè, bisogna essere un attimino molto più, un po' più tranquilli con se stessi, nel senso, ok, oggi hai fatto questo, va bene, perché comunque non presenta gli errori di ieri, magari presenta altri errori che però domani uno non rifà. Di risolvere. Mm-hmm. Hai ragione, ma secondo me, guarda Matti, se posso, c'è una sorta di aspettativa su me stessi, tu parlavi di giudizio,
ma secondo me c'è proprio un'aspettativa molto alta, per cui dice madonna, però mi sto impegnando tanto, cioè uno ci mette anche tanto sforzo, tanta passione, cioè ci metti tutto te stesso, e quindi vuoi assolutamente che poi quello che fai ti dia una soddisfazione anche non dico istantanea, però che dici cavolo, so, sono soddisfatto di quello che faccio, quindi oddio che è successo, okay. Quindi secondo me dovremmo avere meno aspettativa, cioè prenderci un po' meno sul serio. Io parlo per me, io mi prendo tanto sul serio molto spesso e questo blocca, perché alla fine se c'hai veramente troppe aspettative e pensi di fare qualcosa di bello perché ti ci impegni tanto, poi alla fine vedi che non riuscirai mai ad esaudire quelle aspettative, e mai no, però insomma è molto raro. Dopo ci rimane male, quindi secondo me un modo è non avere troppa aspettativa, cioè prenderla più, non fregandosene ovviamente, però prendendola un pochino più alla leggera, non prendendosi troppo sul serio. Forse questo può aiutare, non lo so, io parlo per me, però... Un altro, secondo me, un altro, se vogliamo chiamarlo così, problema è anche il fatto che comunque noi ci rifacciamo... Cioè comunque sia per disegnare, per magari portare a termine un lavoro, per iniziare un progetto, ci mettiamo comunque a guardare determinati artisti, ok? Guardando determinati artisti, poi finendo il nostro prodotto e facendo il confronto con quegli artisti, è normale che anche noi ci mettiamo proprio a confronto con gli artisti che abbiamo appena guardato, pensando, madonna, ma... Io sicuramente non riuscirò mai a fare una cosa del genere, non sarò mai a quel livello e tutto quanto. Perché aspetta, prima facciamo finire Mattia e poi un mio problema è stato anche questo, cioè io mi sono sempre un attimino un po' avvilito, afflitto, perché comunque sia vedevo altre persone che riuscivano dove io non arrivavo, no? Però il discorso è che sono venuto a patti anche col fatto che il mio percorso di vita non mi ha sempre portato ad una costante pratica nel disegno in generale. Di conseguenza io con i miei tempi, le mie capacità e la mia inclinazione sono arrivato a determinati risultati, e quindi mi dico ok, Io sono io, cioè per Mattia quello che è stato fatto oggi va bene, senza che uno sta magari a farsi il paragone con l'artista più bravo che magari ci ha avuto un'altra carriera, un'altra inclinazione, un'altra dignità. Ho capito quello che dici, sì, sono d'accordo. Questo è. Sono d'accordo. Chiunque vorrebbe fare. Aspetta, facciamo parlare Peppo che era in lista d'attesa. No, ma ci manco io. Non c'è nessuna lista d'attesa. Io. No, vabbè, era solo per mantenere. Sì. Ok, allora Moreno, no, vai. No, io se una cosa semplicissima che voglio dire, anche se. Io oramai sono ancora più di 40 anni che faccio sto mestiere, no? Tra tutto, cioè vuol dire, anch'io non è che mi sento arrivato, e come tutti, anch'io con la mia veneranda età, a volte mi sento sconvolto perché vorrei fare cose che fanno gli altri, ma cioè, questo è normalissimo. È normale. Anzi, questo qui penso che sia anche una cosa positiva, perché questo ci stimola comunque ad andare avanti e anche a pensare a nuove cose, no? Senza fossilizzarsi sulle proprie cose che uno è magari oramai ha acquisito un certo stile, però anche il fatto che poi questo comunque è una prerogativa anche del mestiere dell'illustratore, perché spesso cioè veramente ti capita di dover inventare uno stile che non è il tuo, capito, proprio per esigenze lavorative, però ecco il discorso che comunque anche chi lo fa da 40 anni c'ha questo problema di che quando vede le cose degli altri vorrebbe farle anche lui, questo è un problema comune, penso. Non è niente di scandaloso, insomma, questo. Okay, ce l'hai anche tu che ci lavori da anni. Certo. Non vi preoccupate. È normale. State tranquilli.
ho capito. Però è uno stimolo per fare meglio le cose nostre, insomma, per cercare di farle meglio. Ovviamente senza poi essere, cioè raggiungere l'obiettivo, perché sei sempre scontento. Certo. Questo è un dato di fatto, insomma. Jake Parker diceva finito ma non perfetto. Esatto. Esatto. Vabbè, adesso ultimamente un po' sotto chiusa, vabbè. Peppo, tu volevi dire qualcosa? No, allora io volevo dire la domanda di Silvia. Poi dice come uno affronta, diciamo, queste insoddisfazioni. Ma innanzitutto abbiamo visto che uno le insoddisfazioni da capire da cosa sono dovute, da cosa nascono. Perché uno magari può essere insoddisfatto di un disegno perché magari quando ha fatto quel disegno voleva farlo magari assomigliando a un artista che ce l'ha in mente. Uh-huh. Abbiamo visto Mattia, insomma, che molto spesso l'ha detto, e tutti è capitato di fare un disegno con avere in testa il risultato che emulasse un artista che noi stimiamo, seguiamo tantissimo, che ci piace. Oppure potrebbe anche essere, quindi potrebbe essere il discorso, ho fatto un disegno che non assomiglia a un qualcosa che avevo in mente. Oppure io nel mio caso sinceramente prendo un esempio recente di un disegno che ho fatto e che appena ho pubblicato c'era subito qualcosa che non mi piaceva. E poi qualcuno mi dice ma cos'è che non ti piace questo disegno? E io dico cazzo non lo so. E forse non ho questo problema. Ecco, io magari cerco di risolvere questa cosa prima avendoci in mente, cioè chiaro in testa cosa è che voglio fare prima di mettermi a disegnare magari. Mm-hmm. Questo insomma. Perché poi allora, per me il problema alle volte è invece fare una cosa che assomiglia troppo al lavoro degli altri. Sì, ma secondo me tu già... Vabbè, io sono esterna. Scusa, ti lascio parlare. Cioè, no, nel senso... fare un qualcosa che dici sì, ma non me la sento abbastanza mia. E uno dice, ma come fai? Dici, come fai a capire quando è una cosa è tua oppure no? E dice, bella domanda, non lo so nemmeno anch'io tuttora, cioè ci sto lavorando, sto cercando di capirlo, insomma. E quindi, insomma, è questo. Io penso che, allora, un po' di aspettative ci vogliono con se stessi, perché, diciamocelo, un po' di pepa al culo nella vita non fa mai male. Sì, ma non esagerate, non esagerarle, non fare una cosa troppo speziata, troppo piccante, perché non la manda giù, nel senso. A parte le metafore, però se uno ha delle aspettative troppo alte, perché quello può dipendere da tante altre cose, può anche dipendere da un ego smisurato che c'è una persona, si sente sto cazzo e quindi la dico così, insomma. Troppe ce ne stanno. Troppo ce ne stanno, sì, adesso vabbè, non era per fare polemica, insomma, era per dire che, insomma, un po' di aspettative bisogna avercele, perché sennò io chi si accontenta troppo, insomma, certo. Cioè, difficilmente si cristallizza, si ferma, quindi averci un pochino di aspettative anche con se stessi va bene. Non troppe, perché rischi di affossarti, cioè di veramente di buttarti giù per qualsiasi cosa, di non leggere nemmeno il confronto con gli altri, ecco. Cioè, il confronto con gli altri non perché io penso al disegno come una gara a chi è più bravo. Se tocca fare una gara da chi è più bravo, ragazzi, aprite, cioè, internet, prendete un video di un qualsiasi asiatico, vi mangia in testa da chiunque. Già, vero. Però, no, era per stupide battute, però, insomma... Con un fondo di verità anche non troppo velato. Con un fondo di verità, no, vabbè, per dire, insomma, ragazzi, che... Se è una gara a chi è più bravo, cioè, più che altro dovrebbe, il disegno dovrebbe essere anche un... Per me è anche un dialogo tra le persone, visto che appunto il disegno è anche un mezzo di comunicazione, bisognerebbe non tanto sul vedere, ah cazzo questo è bravo, devo batterlo, devo sconfiggerlo, cose così. No, anche, tipo, anche andare lì, parlare, dicendo mi piace questa cosa, cioè come sei arrivato a questa soluzione grafica, questa cosa così, insomma. Mm-hmm. Cioè, spiegami come ci sei arrivato. Trovare dei punti di contatto, entrarci.
Ma una curiosità, vi è mai capitato di trovare gente che la pensava in quella maniera così competitiva? Cioè... Sì, a voglia. Io, a voglia. Così tanto competitiva, io devo essere onesta. Io devo essere onesta. Atteggiamento che ok, quanto vuoi cercare di... Sì, da morire, sì. Ma in quel caso io dico, molto spesso la vedo anche come un sinonimo di insicurezza personale proprio, eh? Cioè se tu sei talmente, cioè così aggressivo, ti poni così aggressivo nei confronti degli altri che giudichi male qualsiasi cosa, secondo me perché in realtà sotto sotto un po', cioè ti caghi sotto di te stesso perché non sei sicuro di quello che fai, sostanzialmente. Vabbè, io la vedo, l'ho imparato a vederla così, insomma, la cosa. Molto spesso chi alza la voce fa così perché non è sicuro delle proprie argomentazioni, non è sicuro di quello che dice, di quello che fa. Molto spesso. Oppure semplicemente è un coglione. Molto semplicemente è un coglione. No, perché alle volte ci sono anche delle risposte semplici, tipo, no, guarda, è semplicemente un coglione. O una cogliona. A me piace la gente che risponde così, no? Che deve argomentare in maniera infinita per dire, vabbè, alla fine è un coglione. Esistono risposte semplici a domande complesse? Sì, se sei un coglione. Questo tipo, è la risposta semplice di stasera, che questi pennelli, tipo appunto io stasera non mi scoraggerò di come è andato il disegno, anche se nella mia testa ce l'avevo in un altro modo, perché questi cazzo di pennelli e almeno c'è la scusa che non lavoro, non sono i miei mezzi. Ascolta, io fo in tempo a andare al bagno mentre mi sta a fa la linea. Moreno, allora c'è un limite di quanto uno si può lamentare, tu l'hai già superato. Ma guarda, mi vengono le cose fuori dal riquadro, ma è una cosa. Moreno. Moreno. Un'esperienza nuova. Dillo che volevi più spazio, Moreno, dillo, no, dai. No, volevo una. Ma che cazzo. Non mi fai vedere. Moreno, vero testimonial di Manga Studio, cioè. So, guarda, per l'amor di Dio, Magma, questo è proprio la Magma. Comunque Magma Studio. Magma, allora dategli una seconda chance. Guarda, io proporrei Magma Studio. A Magma Studio di fare degli spot da mettere anche prima sui video di YouTube di Moreno che disegna tipo spacca il computer. Bravo. Lo chiamerai Merda Studio comunque. Vabbè. Dai, Moreno. Mi dissocio. Vabbè, Aurora, il titolo della live Magma è una cosa che esiste. No, funziona allora. Se non si è... Ragazzi, funziona se non si è in tanti. Siamo in troppi, ragazzi. Mi dispiace. Forse abbiamo chiesto un po' troppo al programma. Sì. Siamo in 12 con una tela gigantesca. Anche secondo me. No, cioè, vabbè, le prossime volte lo faremo più leggero, ve lo prometto. Faremo una volta tranquilla, piccolina. Se mi concederete una seconda volta, perché non so. Ah, certo. Se non lo farete, sappiamo come abitare. È Moreno, se bisogna che... Moreno, no, ormai non mi ci viene più, però... No, ci vengo, ma secondo me qui il problema è che la tavola deve essere più piccola. Sì, anche perché secondo me. Questo è un problema, capito, proprio di, cioè, non ce la fa a reggere tutte queste cose il programma, secondo me. Sì. Perché essendo un programma, io non ci capisco tanto, ma essendo un programma online, cioè su internet, cioè non è come tutti i programmi che c'è una sua RAM, una sua, capito, cioè è un problema veramente. Io so solamente che sto sudando, ho perso 3 kg. Beh, dai, è un'ottima dieta anche questa. Vuoi dimagrire? È sempre stato uno sbadato, Moreno. Sì, ti scordi le cose. Sì, su Manga Studio dicevo, su Magma Studio, manco so il nome di quello. Manga. Infatti sta cosa che suona come Manga Studio l'hanno fatta apposta. Infatti. Vabbè. Hanno fatto apposta, ma
lo fai apposta se vuoi fare una parodia di qualcosa, una barzelletta, va, se no... che poi non è più Manga Studio ma è Clip Studio Paint, per cui... ah già, è vero, hanno cambiato il nome. Ah sì? Non lo so, che sto cercando sempre di metterci le mani, non c'ho mai tempo. Ah. E quello è veramente, rispetto a Photoshop, è tutta un'altra cosa. Ragazzi, a che punto siete? Nel ragazzi, io avete fatto certi colori, io il mio sta andando lentissimo, non ce la fa proprio. Vabbè, come va dai. So. Io mi sono bloccata perché ha smesso di andare. Io ogni tanto mi fermo anch'io perché non ce la fa proprio. Accidentaccio. E allora, niente, cambieremo la tela. Io nel mentre, se posso, poi mi dite voi quando siete stanchi che volete uscire, cioè... Dove? Uscire nel senso... Fai quello che fate, Aurora. Dopo le 10 allora, c'è il coprifuoco. No, è che non ho sentito le voci di... Ah, innanzitutto, prima cosa, andiamo per ordine. Mi dispiace per Arianna, perché come vedete c'è una parte del riquadro che purtroppo non è finita. Lei ha detto che se volete, chi se la sente che gli funziona bene il pennello, può continuare il suo disegno e riempire il riquadro, perché non ce l'ha fatto, non gli supporta il computer, poverina. No, quindi no. Io ho letto di sguincio il messaggio che mi ha mandato su WhatsApp mentre disegnavo, però ecco, mi dice che proprio non ce la fa. Come parla giovane la Marcella, di sguincio, visto? E l'altra cosa è che non ho sentito molto Claudio, e quindi volevo una sua opinione su tutto quello che abbiamo detto, tipo interrogazione poi. Allora, su che cosa volevi sapere? Su tutto? No, vabbè, prima parlavamo del talento, non so se volevi dire qualcosa, poi no. Mi ti ho dato la parola, ecco, quindi... Allora, anch'io ho sentito prima, sono abbastanza d'accordo con uno di quelli che ha parlato prima, non mi ricordo come si chiama, che ha parlato più di predisposizione che di talento. Comunque... Ero io, sì. Sì, esatto. Moreno. Forse Moreno, sì. Che comunque ci vuole, perché come chi ha, come dire, interesse per una certa cosa fa già tanto, ma non è tutto ovviamente per progredire, no? Esatto. Nel senso che per farlo diventare una professione o quello che vuoi, poterci vivere, ci va tanto sudore, applicazione, no? Quindi se non hai un metodo o non trovi un metodo tuo, sei poco professionale e lo fai dire come hobby, come cioè senza applicazione, senza allenamento non vai da nessuna parte. Io penso che almeno chi non esiste il dono di natura, ecco, ma solo tanta tenacia, esiste il dono, credere in se stessi, non c'è, ma solo tanta, perché vedi appunto, come diceva prima qualcuno, gente che è milioni di volte più bravo di te, però tu devi, come dire, crescere nel tuo, capire quali sono i tuoi punti forti e il processo continuo, insomma. Esiste anche i più bravi, comunque, fanno anche loro, hanno i loro giorni no? E sono sempre al top, neanche loro, quindi voglio dire, se uno non accompagna, chiamiamolo il talento, con altrettanta caparbietà e voglia di imparare, non va da nessuna parte. Ecco tutto qua. Solo talento non serve a nulla. Tutto lavoro. Quello è vero. Tutto lavoro. Questo è abbastanza, almeno, come faccio dato. E forse chi non lo fa, che pensa, ma che bello, sei un artista, sei qua, sei là, però non sanno quanto... Lockdown siamo sempre, chi lavora da casa per illustratore o cose, è praticamente una vita che lavora da solo, no? Quindi non, a noi il lockdown ci fa un baffo. Ci siamo già abituati. Infatti è cambiato poco, ci cambia poco. È solitario poi alla fine, perché sì, ti comporti con gli altri, puoi giocare come adesso online, è anche bello, no? Avere momenti di socialità, però poi alla fine sei tu con le tue capacità, grandi o piccole che siano, è tutta una questione di crescita personale. Boh, non so se sono stato abbastanza confuso, no? Che è successo? È sparito il disegno.
Renno, hai messo tutto azzurro. No, no, io non ho fatto niente. Che ho fatto? Non lo vedo sul tuo livello. Sul tuo livello moreno colore. Che ho fatto? Non lo so, boh. Aspetta, lo prendo. Vai, che lo yes. Scusami, eccolo, eccolo. Ma che è successo? Grazie. Grazie. Ecco, no, ecco. Di nuovo. Fondino giallino. Forse qualcuno sta usando il secchiello. Aspetta, no, io. È ricomparso? No, no, è moreno, è il colore di moreno. Moreno, però, anche te. E che ho fatto? Ecco. Come si seleziona? Come si seleziona? No, tutto? A me va bene, mi piace questo colore. Come si seleziona? Allora, guarda, per selezionare gratta e vinci. Vuoi. No, c'è cioè il... Sì, ma scusa, ma mi pare strano però che ha coperto tutti. Sì, perché la tua tavola è sotto. Dov'è la tua? Ah, la mia. Allora, aspetta, forse posso risolvere facendo così. Aspetta. Ditemi come devo selezionare il fondo, che lo seleziono. Che qui non c'è sta lo strumento per la no, bacchetta magica. Non c'è la bacchetta magica ancora. Oh, io confido molto nel implementino altre cose. Moreno, semmai scusa, prova a selezionare l'area che vuoi riempire, immagino come tuo sfondo, con la selezione del rettangolo. Sì. Poi fai inverti selezioni e cancelli. No, ma non me lo fa, mi porta via anche il mio di colore. No, no, guarda che colora sempre ciò che non hai già colorato. Cioè, come se ti colorasse sotto, praticamente. Aspetta un attimo, la devo ridurre tutto, però. Ma chi è che ha scaricato? È salvato. Qualcuno ci ha portato con i bisogni. Ragazzi, sembra quella scena di una pallottola spuntata. Come cancella, però? Per cazzate. Ma io ho selezionato, ma come cancella? Con cance. Cance, ma non mi cancella con cance. Prova Command X. No. Se no... Io volevo prendere i livelli e se... La gomma qual è? Quella è il quadrato? No, qual è la gomma? La E. Quella sotto il pennello. Aspetta un attimo. Non me lo porto. Faccio fatto. Così per forza. Ma vedi, mi cancella anche il mio, maledizione. Aspetta un attimo. Facciamo così, via. Scusate, ma questo è... No, è strano che non ti funzioni la selezione, perché io non so, Davide, mi hai detto che potevo interagire come admin, ma non mi fa interagire in realtà. Prima però l'hai fatto. Ma adesso non me lo fa. Scusa Moreno, scusa, io adesso niente, ma devo fare così perché non mi cancella, se non faccio così non mi cancella. Allora, tu cancella quel livello. No, ma mi porta via anche il colore mio. Dopo gli porta via. Solo il colore di fondo ti no, porta ormai via. L'ha no, fatto. No. Cioè. È sul livello del colore. Quindi mi porta via anche il colore mio, se butto via il livello. E si se torna lo, indietro con... Se lo provi, se provi a metterlo sotto no, a fatto tutti. Ho fatto il me la Z, ma è... No, ma faccio così, ho fatto, cancello tutto. Perché una cosa che potevi fare era tipo questa, no? Cioè, tu selezioni il rettangolo e poi ci colori dentro. No, ma perché comunque copre tutti. Ma puoi metterlo perché... proprio facendo... Scusa, ti bastava creare un altro livello. Già. È arrivato pezzo. No, vabbè, tanto ho fatto così, dai, su. Tanto sì. Serve, questo è il programma, serve tutto per capire come funziona, ma... Lasciamo perdere i vari commenti.
Io veramente, ragazzi, sto sudando come una bestia. Vabbè, ti avevo fatto dimagrire, sì, dimagrire la palestra, amore, cioè, cavolo. Ho fatto anche oggi 4,5 km. E vedi, capirei che è. Solo che oggi non sono andato a funghi, ma sono andato a corbezzoli. Buono. Avete mangiato mai il corbezzolo? Sì, sì. Buonissimo. Vabbè, ok, a posto. Moreno non vedeva l'ora di finire perché ne poteva più. No, no, nel senso che ho risolto, no? Ah, ok. Lascio quel fondo, il mio lo lascio quel fondo. Va bene, via, ok. Corbezzoli, i corbezzoli li conosco solo come modo di dire su Topolino. No, no, è anche un... Non so cosa siano. È un frutto del bosco. Ah, ma tipo nespole? No, guarda, ti faccio vedere com'è, così almeno magari... Ragazzi, mi sono da fare venire fame, ve lo dico. Tra taleggio e corbezzoli, di qui. Aspetta che... Madonna, guarda, mamma mia, sto cavolo de penna che ritarda. Guarda, siamo tutti nella stessa barca, tanto. Sì. Purtroppo, sì. Non guarda com'è, perché qui viene così, purtroppo. E che abbiamo fatto il Ok. Io ho fatto parecchi danni a Auro. Scusate. Più o meno. Ah, ok. Tu, Morano, che hai mandato l'immagine su Discord del corbezzolo? No. No. Qualcuno l'ha disegnato adesso. Ah, l'ha disegnato? Ah, non ho visto, scusate, ero concentrato. Arriva meglio. Ok. Poi sono grandi, vedi? Tipo... Ma sono come una ciliegia. C'è qualcuno che sta disegnando la... Varie misure sono. Cioè, ma se tu vai su, sì, su sono internet io. C'è un grande, lo vedi subito. Hai ragione anche te. Vai, mi tra l'altro informo. Io abito proprio in via del Corbezzo, lo pensa tu. Per cui proprio... No, gli hanno dato questo nome alla via perché qui io ho il bosco sopra casa che praticamente è pieno di corbezzoli, quindi oggi ho fatto scorta, insomma. Ah, ho capito cosa sono. Sì, all'orto botanico di Lucca un paio di settimane fa. Ho trovato questo frutto. Okay. Raga? Ci siete? Ci siete? Sì. Più o meno. Cioè, ragazzi, anche la gomma è lenta, mamma mia. Moreno, basta. Basta, sera, tutto lento. Lo stanno distruggendo, Aurora. Mamma mia. No, sentite, io non ho sentito Nicola stasera. Che vuoi sapere? Eccolo. Quanto ti ritarda la penna a te? Ma no, ma a me niente, perché praticamente vado lento. C'ho una vecchia tavoletta, quindi problemi non ho sentiti. Comunque, per il discorso di prima, niente, riflettevo quando parlavate del fatto che, come dire, sono d'accordo sul talento, sulla predisposizione. Non so se vado troppo fuori, ma pensavo al fatto che nella scuola in generale ci insegnano a scrivere, ma a disegnare no. Cioè, se lo scrivere è una forma di comunicazione e anche il disegnare è una forma di comunicazione, se tutti imparassero a disegnare sarebbe neanche bisogno di dire sono più bravo, sono meno bravo, uno lo farebbe come cosa normale, come cosa che uno fa sempre. Non lo so, io non ci avevo pensato a questa cosa effettivamente. Cioè, questo però è il discorso. Torniamo al discorso della predisposizione. Se uno non sa disegnare è un problema. Però anche si impara, comunque... no? Sì, però ho capito. Cioè, allora, scrivere, leggere e scrivere è diverso. Cioè, lì impari. E poi, tra l'altro, anche perché il disegno, diciamo che è la prima forma di comunicazione del bambino. Perché cioè, il bambino, quando ancora non sa scrivere, la prima cosa che fa disegna. Questo è un dato di fatto. Però ovviamente il problema, capito, che la scrittura la impari,
Poi magari c'è chi fa la A meglio e chi la fa peggio con le altre lettere dell'alfabeto. Il disegno è una cosa un pochino più complessa. È più ampio, secondo me. È più limitata, cioè è quella alla fine, sono le semplici lettere e quando... Io mi esprimo da esterno, scusate. Oh, il moderatore! Il moderatore, sì. La grafia, comunque sia, attiva le stesse parti del cervello di quando uno disegna. Quindi alla fine dei conti, se tu, come dice bene Nicola, stimoli da, fin da piccolo il bambino e gli spieghi come gestire la mano quando deve disegnare tutto e lo stimoli costantemente, sicuramente ci sarebbe molto meno persone che non sanno disegnare. Ma sarebbe un problema per noi che lo fanno di mestiere. Scusa, però era questione scusate, ma ti insegnano a scrivere, però non è un problema per chi scrive, perché sono tanti, ma è una cosa diversa, però. Ma io però è vero anche che cioè sappiamo scrivere, ma mica tutti sanno scrivere dei romanzi o dei racconti. Quello dicevo io, cioè, secondo me calza invece come esempio. Ragazzi, io vedo qualche commento. Possiamo scrivere anche... anche il dubbio che qualcuno sappia scrivere, quindi... Ecco, sì. se per questo, ragazzi, esiste anche l'analfabetismo... funzionale, quello. C'è ancora, sì. No, sono d'accordo con il discorso di Nicola, cioè che magari nelle scuole non viene insegnato come magari come comunicare attraverso il disegno, forse. Quello magari sì. Sì, anzi, si disegna fino alla scuola elementare, massimo alle medie. Io ho notato che vedendo il disegno di qualcuno che non disegna da anni, riesco a, ma adesso la butto là, però riesco magari a capire quando si è fermato a disegnare, nel senso che si può capire quando uno ha smesso. Sì, quando uno si è fermato e non è andato avanti nel migliorare, insomma, ecco, sì. Per esercitarsi. Sì. Poi certo, c'è una predisposizione, c'è chi lo vuole fare per lavoro, c'è chi lo fa per divertimento, anche perché io conosco tanta gente quando faccio i corsi di d'arte che viene solo per rilassarsi, va bene lo stesso, anzi, sì. Per fortuna che c'è tanta gente stressata che riesce a rilassarsi disegnando, anche se disegna male o se disegna così. Sì. Poi ragazzi, io dico, io mi fermo perché tanto vedo che la penna non va, quindi... Mi fermo qui. Quasi mi fermo anch'io. Io finisco le scarpe e poi mi fermo anch'io perché sennò divento male. Ecco. Ma tu già dall'inizio. Io mi fermo e ha finito. Ragazzi, voi non vi rendete conto quanto sto sudando io. Perché... Morano, sei in tutti noi. Sì. Esorcizziamoci. Che fai, Tarruffiani, per le prossime volte? Esatto, non ti voglio perdere. Sarà sempre il nostro. Ci abbiamo purtroppo Susanna, che non so se è riuscita a rientrare. Ah sì. Oh, eccola, ok. Comunque ancora il tuo computer. Sul disegnetto di Arianna, secondo voi che voleva fare sul sopra? Una streghetta, ha detto. Però è molto carino quello che hai fatto tu, mi piace molto. Basta. Dai, guarda. In tutto ciò. Aurora. Dai, che bello, però, ragazzi, siete stati fantastici. Io, ragazzi, una cosa. Posso parlare? Sì. Posso dire una cosa? Posso dire una cosa? Sì, no, dilla. Faccio come Sgarbi. Allora. Faccio come Sgarbi. Io non è per tirare acqua al mio mulino, perché tanto è un mulino, insomma, però questo, il gruppo si chiama Vita da Disegnatori, tutti avete fatto dei mostri, nessuno che tiene in mano una matita, a differenza del mio che è uno zombie che a forza di disegnare si è staccata la mano. E con questa io esco dal gruppo, me ne vado a arare il campo. Il mio ce l'ha in tasca. Drop the mic, faccio drop the penna. Obama.
ragazzi, c'è. Ma vogliamo fare una prova per sfatare ogni dubbio? Sì. Sì, però questa qua andiamo proprio a cazzo, nel senso... Non ho sentito, che hai detto, David? No, facciamo una tela solo per vedere se si disegna più in fretta. Vi va di fare quest'ultima prova, 2 secondi? Sì, diciamola. Per curiosità, che risoluzione aveva questa tela? Ma questa la salviamo, io ve lo dico, la pubblicherò, quindi... Oddio, no. No, maestra, aspetta. Aspetta, maestra. Che oggi devo fare la firma, è vero? Scusate. Firmate tutto! Il mio computer penso stia per implodere, non ce la fa più. Vanno firmate. Ma bisogna finire, oddio. Aspetta. Ah, firma. Ah, aspetta, ma io pensavo che avessi finito. Aspetta, ma è facile firmare con la penna che ritarda. Sì, ma io Moreno. Ma guarda là. Io il mio computer sta quasi cedendo, lo capisco da come nei film di azione, dei film di guerra, che tutto si muove a rallenti e c'è una musica di una donna che canta. Uomo. No, non è possibile. Ditemi quando avete finito. No, David. Adesso tutti stanno a fare la firma, quindi siamo tutto lento. Aspetta, adesso sto a fare la firma, quindi praticamente per domattina è finito. Che io ho il nome mio è lungo. Okay, ho tempo della... Ma se mi chiamavo Ugolai, no? Era un attimo. Perché è lungo il nome, no? Ugo. E per questo va lento il programma. Guarda là che roba. Ragazzi, cioè, però nonostante tutte le difficoltà, secondo me è venuta una figata. Scusate, ma io lo devo dire. D'accordo, sono d'accordo. Non lo so, io comunque sono molto contenta, quindi vabbè. Se non altro siamo divertiti. Esatto, dai. Sì, è quella la cosa importante, ve l'ho detto fin dall'inizio. Io strizzo la maglia. Allora adesso vogliamo il collegamento video. Sì, buongiorno. A torsolo nudo? Okay. Esatto, mentre strizzi la mano. Avete firmato tutti? Ci siete? Sì. Okay. Io sì. No, aspetta, ho sentito un no. Chi è che ha detto no? Io, quello l'ultimo. Sì, maestra, aspetta. Forzo? Ripeto io, ma se può esentare, mi esento. No, non ti puoi esentare. Sì. No, tanto okay. Sul post li taggo. No, ho raggiunto il limite. Aspetta, devo capire come su quale livello devo firmare. Fanno un altro. Un po'. Ho fatto un casino a livelli. Ah, io ho finito lì. Sì. Grazie okay. Nicola per aver completato il disegno di Arianna che purtroppo non ce l'ha fatta. E da io come firmo? No, l'abbiamo persa per strada, poverina. Okay. No, chiederai i soldi, no, per l'arte si fa gratis, no. Salito un livello. Oh, ecco, poi questo discorso dell'arte gratis, c'è cioè un aneddoto bellissimo. Dobbiamo parlare. Tipo Marco Leombruni. Tipo quello come ho detto Marco Leombruni, tutti a ride, simpatico. Scusate il termine, ma chi lo fa il mestiere quello è da coglioni, scusate, non vorrei di niente, ma si può dire coglioni su tutti? Sì, ma l'abbiamo detto tutto. Come? È una parola che esiste, il mondo è pieno. L'uomo ce l'ha due. Scusate, c'è Susaco. Okay, ho firmato. Sì, mi è sparito un livello. Non so esatto, te lo stavo per chiedere. Non lo so, non ci sto capendo un cazzo. Ormai l'abbiamo detto tutto. Sfogati pure, no problem. Non so dove sia finito, non ho idea, non lo so. No, non hai idea. No. Non lo so, non lo vedo. I miei ci si vedono. C'è più. Allora, aspetta, te lo ricerco io e provo. È 28 copie. 28 copie. No, 28 copie è quanto bene, no? Sì. 28 copie. È una copia che non è andata via del... essere un livello, un numero basso, yes. Che è il primo che ho fatto, 24 forse, però forse non c'è più niente su 24. Con la freccia indietro te lo si rimette automaticamente. Hai provato a fare CTRL Z? Indietro? No.
Allora, io scusate, io salvo. Fate Hobbit. Save. No, aspetta. Finito. Aspetta, export. Ciao. Vabbè, anonimo. Dobbiamo salvare noi? Ognuno di noi? No, 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 faccio io per voi, ragazzi. Se lo volete, okay. ve lo... No, no, fa tu, sennò famo casino e basta. Salvato, bro? No. L'ho salvato sia in PSD che in JPEG, quindi diciamo che ci siamo. Mi manca la firma, ecco. Effettivamente stiamo lavorando su una tavolella, quasi 4.000 per 3.000. Ah. Sono stronza io, raga. Capirai. Sei pari stronza su Twitch. Sì, ormai se mi dissocio. Ok, però può salvare. Sì, io ho la penna che sta dormendo in questo momento. È stressata. Se dica in JPEG. Salva ora, posto. Tanto comunque rimane per 30 giorni online. Mm-hmm. Ah, bello. Quindi anche voi, se volete risalvarlo, risalvare il vostro, insomma, potete farlo. Ritornate qua sul link e ve lo do. Ok. Possiamo salvare anche adesso? Sì, sì, no. Sì, certo. Se vai salva in file, lo salva in PNG? Lo salva in JPEG, PSD e PNG. A me l'ha salvato in PNG. Ma puoi decidere, su file. Che cuore non okay. Ah, ok. Save. Ci provo, vediamo se non rallenta tutto. Se non ce la fate, ve lo passo io, che tanto l'ho scaricato. Ok, va bene. Professori, no, sono le 11. Ma infatti è passato velocissimo. Io non pensavo, sinceramente. Ma devo dire che questo coprifuoco è proprio volato. È una meraviglia. No, a parte scherzi, vi è piaciuto? Sì, molto divertente. Un sacco. A parte il divertente di nuovo, l'ho capito. Fa divertente. Alla fine, guardate, ragazzi, è stato come fare una delle nostre solite serate live drawing, solo che, sì, a parte le difficoltà tecniche, ma quelle ci sono sempre, tanto. Allora, quindi. Sulla chat generale ti metto il link che però il nuovo tanto. Link sì. Yes no, okay. Non voglio aprire con Firefox, no, non lo voglio aprire. Io invece, David, scusa, a me me lo potresti mandare su WhatsApp? Perché io ho Discord sul cellulare, ma non sul computer. Sì, sì, sì. Ok, grazie. Idem. Anche a me. Silvia. Anche a me. Anche a Moreno. Grazie, Peppo. Io, ragazzi, stacco che mi sta esplodendo il computer. Va bene. Ce la fa a reggere un'altra ora, proprio sta rifiutando. No, ma tanto, no, guarda, apriamo questa tela in realtà solo per capire come si comporta il pennello, però io non ridisegnerei di nuovo, io scarabocchierei e basta per capire proprio fisicamente come reagisce il pennello, per testarlo. Però ecco, se vuoi andare, tranquilla, sei stata con noi 2 ore, insomma, grazie, anzi. Mi sono divertita, grazie a voi. No, sono divertita tanto. Insomma, e poi complimenti per il disegno, perché mi è piaciuto tanto. Quindi, sì, grazie. Gli elogini alla Cini. Certo. Va bene, allora. Va bene, quindi ci si rivede, Susanna. Sì, buona serata a tutti e grazie. Grazie. Ciao. Allora, te lo passo io, Silvia. Ok, io ci sono. Ok, è andata via anche la Ciuschi, in realtà, solo che se ne vanno, no. Non ve ne andate via tutti, no, perché sennò in testa è inutile farlo. Quindi chi siamo? Io, Aurora, Moreno, ci sono anch'io. Cidi, Nicola ha detto che non ci sente più. Okay. Quanti siamo? Siamo 3, allora, 3, 6, 8,
però 7 praticamente a disegnare. Nicola non ci sente. No, perché Nicola è uscito dalla chat. No. Ma no, allora sai che conviene, la prossima volta con gli altri disegnatori fare la prova direttamente la prossima volta, perché così magari lo fa, siamo in meno, lo fa, cioè il ritardo non lo fa comunque, non puoi sapere se è una questione di grandezza della tavola oppure. Ma secondo voi il regista lavora a risoluzione schermo 72 dpi? Sì. E questo non si sa. Sì, no, è 600. Gliel'abbiamo quanto? Noi. A quanto fino lavora? Fino a 600 dpi. Fino a 600. Ma... Sì. Più alti sono i dpi e peggio è comunque. A sto punto è meglio fare un disegno un pochino più pixelloso, mettiamola così. Fai a 150, che ne so, va bene. Leggero, in modo che comunque tutti riescano a... Secondo me 150 è più piccola la tela. 150 è più piccola la tela, va tanto bene. Se è risoluzione schermo, voglio dire, non c'è bisogno di lavorare a 300 dpi. No. Oh, io rimango qui a disegnare su sta tela di prova, comunque. Chi vuole tenermi compagnia, ragazzi? Io ci sono, quindi se volete, okay. Insomma. Ah, e non so, la live continua ad andare. Ecco. Fino alle 3 e io ci sto. Ci sono. Non è uno scherzo, cioè no, io dormo. Anch'io ci sono, però vado a fare pipì. Stacca il microfono magari. La tela che ho fatto prima è partita, quindi vi ho dato a tutti una tela diversa. E dove la troviamo? Me la sto passando su WhatsApp. Ah. O me la mandate su email, perché io sono antico. Sì. Te la mando io per mail. Ok. L'ho girata anche su Discord, sulla chat. Ci siamo persi Mattia? No, sono qui, sono qui. Ok, non ti sentivo più, ero preoccupata. Vi ascoltavo. Su Discord. Ok. Devo chiedervi, voi che... Mentre disegnavate, avete avuto l'impressione che non sentisse tanto la pressione, la penna? Sì. Io non ce l'avevo proprio. No, quello no. Forse non ce l'avevo proprio. No, io quello no, la sento. La pressione l'ho sentita. Che era lento, sì. Era lento anche il mio, nonostante fossi l'admin, quindi immagino voi. Non riuscivo a variare tanto lo spessore del segno. Infatti, allora, quello però lo regoli molto dalle impostazioni che c'hai a destra, cioè size e minimum size. Ah, ok. Quindi ti dai da su size il massimo, come dire, della grandezza del segno a seconda di quanto premi, mentre minimum size quanto più leggero aumentare, invece io ce l'ho da 1 a 10 pixel e poi size adesso, però c'è solo una dimensione, nel senso che tu scegli la grandezza, puoi scegliere anche la dimensione, va da un minimo di 1 pixel fino a un massimo di 100 pixel. No, sì, da qua a me sì, basta premere la X accanto e modifichi il modificatore. Ah già, è vero, scusa. Quindi puoi arrivare a 500 pix. Ah. Ok. Nerd. Ma, cioè, capito? Greve sta cosa. Per 5 vuol dire che è più... No, aspetta. 1 per 5. No. 5 0 1, ovviamente stavo lavorando a 0 1, che bei disegni. 10 pix. Ah, ecco, c'è dall'oltretomba, stavate disegnando io, raga, mi trovo costretto, ahimè, a dover chiudere. Non ti preoccupare, Mattia, tanto se vorrete io le farò, continuerò a farle, anche perché secondo me svilupperanno nuove opzioni, ci stanno lavorando sopra, quindi secondo me è tutto un po' in fase di sviluppo. Per me sì, vogliamo renderlo proprio un appuntamento settimanale. Io volevo renderlo un appuntamento. A me piacerebbe, allora, tantissimo, quindi... cioè io ci sto dentro, contatemi. Ma quindi questo è un appuntamento?
Ma scusa, perché io... Ah, forse non ho cliccato sulla... Io stavo aspettando una brava cogliona. È questa. State disegnando voi, sì, eccovi. Sì, okay. Adesso va un po' più... Come va, ragazzi? Più va meglio. Beh, va un pochino meglio. Io non vi vedo disegnare, come mai? Ah, no, io l'ho dato. Aspetta, scusa, colpa mia. No, non mi avevo dato l'altro e non mi ricordavo di dargli l'ultimo. Oh, uno ecco, può manca in bagno a pisciare che subito. Ma... Non la volevamo. È un mondo di squali. È un mondo di squali. Già. Sì. Buonanotte a tutti. Buonanotte, ciao. Matti. Buonanotte, grazie, davvero. Grazie a voi. Ciao. 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 Sì, ragazzi, quando mi sto sulle palle, Mattia, non vedete? C'è la live. Mattia, ti adoro. No, scusa, era troppo bello da non dire, su, dai, cioè, come facevo? È amore, no, dopo Roberto. Sì, che con una tavola molto più piccola viaggia molto. Con la tavola più piccola viaggia. Siamo in... Sì, siamo? Tocca dire che siamo anche in meno, perché, eh? Perché a me, ma voi vi vedete a me? Dove? Moro, no, però sì. Alcide, hai scaricato. Ah, no, perché siccome vedo che a voi vi segnala tutti, a me non mi segnala, quindi probabilmente... No, a te non segnala, ah, okay, perché okay. Sei tu e quindi non ti, okay, fa vedere, perfetto. Insomma. Era solo per capire... Se era un problema che non ero collegato oppure. Ok, ci sono. Okay. Non vi sento. Andrea non ci sente. Come mai? Chi ha fatto questo? Il CD ha scaricato. E indovina? Andrea? Ah, guarda, infatti. Vabbè, lì non è successo. Come è possibile? Io lo vedo dentro la live. Chi? Io? Andrea. Tu, Nicola, ci senti? Tutto a posto? Io sto a posto, sì. Andrea sta parlando. E sta anche disegnando. E siamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 persone che stanno disegnando. Aspetta, sì. Sono fermo, Claudio. Sono fermo. Tu sei fermo. Non faccio più... No, lo lascio così, Andrea. Boh. Ah, ma ce l'hai il link? È un'altra tavola? Oh, vi risento. Tavola? Sì, l'abbiamo il link su... Aspetta che te lo... Discord, l'ho rimesso. L'hai rimesso? Se no te lo mando io in privato, Claudio. Sì, aspetta che provo a cercarlo da qui. Adesso va bene, nel senso è leggero. Cioè, mi scorre benissimo, a me personalmente, non so a voi. Sì. Allora, Trump. No, avete visto quell'idiota che c'ha la mascherina con Trump 2020, sì? Sì, ha vinto Trump? Non credo. No. Ragazzi, c'è un video che questo qua che fa quando l'ultima aveva... dichiarazione aveva imbroglio. Tanto se vede... non mi... cominciato prima che arrivassero i risultati, direi che c'era imbroglio, figurati. Comunque Biden ha detto: non sono qui per dichiarare che abbiamo vinto, ma sono qui per dire che quando il conteggio sarà finito noi saremo i vincitori. Allora, cioè, questo è come Novaro. Quelle Pampanelli, esatto. No, ma questo ragazzo è come Novaro, il telecronista delle partite. Sì. Disse: io non voglio essere quello che dice che stiamo giocando male, ma sicuramente stiamo giocando l'opposto di bene. Sono fatto delle cazzate, bellissimo. Ora posso dirti, il tuo disegno deve essere bellissimo, ma sembra quasi specchiato, simmetrico, perfetto. Hai usato... No, l'ho fatto così. Sì, bello. Sì. Grazie. Un attimo, ha detto, vuoi vedere che ho usato un trucchetto? No, però mi piacerebbe sapere se c'è quel trucchetto, perché secondo me farebbe comodo. Farebbe comodo, sì. Comunque adesso siamo 1, 2. 5, 6, 7, 8. Contare uno che io non sto toccando niente. Allora clicca. Guarda, scarabocchia, anche solo se scarabocchi va bene. Io non ho visto il link della nuova tavola. Ah, non hai visto? Ma non l'hai messo, David?
Aspetta, glielo do io. Te lo mando su su Messenger. Va bene? Ti ho su Messenger, quindi. Comunque, fino adesso pare che sia scorrevole. No, così scorre meglio. E allora la prossima volta, raga, perdonatemi, faccio la tavola meno pesante. E anche meno pixelata la penna, che a me me la dava un po' pixelata, vedevo il tratto, in un'altra maniera. Quindi ci ricrediamo, dai. Una possibilità. Gliela diamo. Tocca rimangiarci tutto quello che abbiamo detto del male su Manga Studio. Su Magma Studio, cazzo! Su Magma Studio. Io ho perso... è questa, eccola. Marco Leombruni? Sì. Leombruni! Allora, adesso gli disegno un angelo. Ok, io sono soddisfatta comunque anche per la prova, nel senso che secondo me così... Sì. Tanto era una sorta di test, quindi... 1, 2, 3, 4, 5... Quanti siamo? 8? 3? 3, 6? No, 9 siamo, giusto? Questa Aurora è Angelo. Che è Angelo? Sì, è vero che... Aspetta. Sembra anche un po' Babbo Natale, però effettivamente se ci pensi bene... Perché... Eccolo, aspetta. E alla fine arriva. Eccolo, adesso è Angelo. A uova. No, aspettate, voglio vedere Angelo, scusate. Mi discordo, l'ha fatto la Silvia. Silvia, sei tu, sì. Sì, Angelo, l'ho fatto molto pancione, sì, però è così. Beh. È un raggio in breve. No, io... Perfetto. Ma che fine ha fatto? Niente, è la tela. Era troppo pesante la tela e siamo in meno. Io direi che... No, la tela. Sì, ma io comunque più di 6 non farei. Ho visto lavorare gente in 24. È la tela. Quindi tu dici che posso osare di nuovo fare 12? Le altre live sono o in 12 e 24. Quindi, ipotizzo sia la tela. Si prova? Secondo me la tela. È la tela. Ah, perché c'è altri che comunque ora già stanno facendo live con questo programma e erano in 12 anche quegli altri, ma... non avevano una virgola di problemi. È la tela. Sicuramente con la versione a pagamento, lo studio, ti danno più risorse. Mm-mm. Ah, quello sicuro. Questa è la versione gratuita, giustamente. Che però esiste solo questa. Al momento sì, poi vedremo. Aurò, e assomiglia a Angelo? Madò, è uguale. È lui! Oddio! Metterei un pochino più di pelo. Oddio, no. Ma vabbè. Lui. Mamma mia. È lui. Ma sai quanto gli fa? Ragazzi, io vi saluto. Sì, no, anch'io. No.